Benvenuti alla seconda puntata di Random. Gli ospiti di oggi li scopriamo dopo la sigla. Cosa fate? Siete di San Giovanni, ovviamente. Sì. E invece, come Giuseppe, come hai affrontato per il problema del Covid? Quindi, che cosa ti ha portato a fare alla tua braceria? Che cosa ti sei inventato? Allora, Valeria, diciamo che non è stato semplice all'inizio, perché comunque c'erano un sacco di restrizioni, ma soprattutto ci hanno chiuso. Però diciamo che avevano tolto la fantasia più che altro. Tolto la fantasia. E il bar, però, è stato più fortunato del ristorante, giusto? Sì. Non ci possiamo lamentare, perché noi abbiamo aperto subito con l'Asporto da 4 maggio, se non sbaglio. Sì, sì, perché ricordo quella sera Conte, come disse, dal 4 maggio con le la attività voce sua, come però, bar. Con la voce sua. Dal 4 maggio i bar possono. L'altro nostro amico che la sa. Possono aprire solo a Asporto, che poi era contraddittoria la cosa. Noi potevamo aprire, ma i clienti non potevano uscire, perché dovevano avere l'autocertificazione. Quindi Giuseppe, tu non andavi a prendere il caffè? Io andavo sempre a prendere il caffè, però me lo portava lui fuori. Con la scusa lo facevo lavorare il doppio. Sì. Perché non poteva entrare nel bar, diceva Michele, portami il caffè fuori, giusto? Sì. Freddo, sole, poi ci sono state sempre giornate di sole. C'era la pausa sigaretta, era più come pausa sigaretta. Ci sono state sempre giornate di sole in quarantena. Avete copiato qualcosa? Siete stati dei TikToker anche voi, comunque siete giovani, sui social ci siamo tutti. Avete fatto qualche balletto? No, diciamo che guarda. Riguardando il mondo social, diciamo un pochettino per tempo e per perché poca sennò pazienza. Però la voglia c'è, magari sì. Ci mettiamo dopo. Sì. Facciamo qualche balletto. Ne creiamo qualcuno. Comunque sono entrambi progetti familiari, quindi com'è lavorare in un ambiente familiare? Bella questa domanda. Te come stai a casa con mamma e papà? Io, per il momento sì, sto okay, bene. Diciamo che noi stiamo ancora... diciamo, però... noi stiamo in quella fase che stiamo bene. Tu Giuseppe come stai? Benissimo. Okay. Allora, diciamo che è un mondo... diciamo che è facile lavorare in famiglia perché comunque ti conosci, quindi hai sempre... Forse anche quello un po' il problema. Puoi rimediare agli errori in un modo molto più semplice, non troppo marcato, non te lo fanno evidenziare lo sbaglio e poi stai a casa. Cioè quindi... È una garanzia. Se un giorno non ti vuoi alzare... C'è la fiducia. Non voglio andare. Non ci voglio andare, quindi... Qui te lo fanno passare, però no, non sì, ci vai. Adesso ancora sì. Lo possiamo fare. Assentare? Io mi posso assentare in parte, però diciamo che ho insegnato quello che sappiamo fare io e mio fratello, diciamo a mio padre. Quindi, quindi non il contrario. Non il Santo contrario padre, in questo caso. Santa madre. Santa madre. Quindi adesso quando ci serve il giorno di riposo c'è la chiamatina Babò, a papà. Che turno fai? noi veramente viviamo in parallelo, lui in un bar, in un ristorante, ma così. E quindi come è nato questo progetto? Cioè lo avete sempre avuto in mente da piccoli, sognavate di fare questo o adesso? No, dai, domani apriamo un locale. Allora diciamo che non si apre mai un'attività o qualsiasi altra cosa da un giorno all'altro, c'è sempre un obiettivo che tu ti poni all'inizio e poi lo porti avanti. Comunque erano già un paio d'anni che lo stavamo dicendo con mio fratello di aprire un'attività insieme. E... Il padre ha forzato, ha detto che ti hanno trovato la varia sera che non ti ma quello ne approfitta lui, visto che lavora. Giuseppe, va lì, si siede, è oggi, vero, è vero. Poi fammi servire la mia attività, dicevo che l'abbiamo impostata in modo tale che è molto più semplice di che non lavora proprio. Semplice per lui. Sì, sì. Perché sì, per semplice mercato ortofrutticolo. Tavolo 5. No, però diciamo. Però è un ottimo servizio per il semplice rapporto qualità-prezzo. Perché lo fai te? È perfetto. Perché lo fai te? È perfetto. No, diciamo che è una cosa che non si fa mai da un giorno all'altro, quindi c'è sempre uno studio dietro, poi ci sono sempre delle opportunità che un giovane deve cogliere. Noi
nel buio del Covid abbiamo trovato questa luce. Una piccola luce. Una piccola luce, ci siamo inseriti. A volte ci vuole anche coraggio, infatti questo è quello cosa che bisogna fare a tutti i giovani, sì. Ci vuole coraggio, bisogna... Non ti devi mai arrendere, quello che bisogna sfidare lo Stato. Quello che ha buttato un pochettino il Covid, la situazione Covid, è stato che momenti brutti ci saranno sempre e comunque, quindi l'importante è non farti abbattere. No. Quindi... Infatti diciamo che dai momenti bui del Covid noi possiamo trarre anche delle risate, perché comunque sì, risate, quando c'era un punto di esperienza maggiore che dici io ci sono uscito, quindi non mi sono fatto abbattere. Michele, hai dei progetti futuri? Per il momento no. È l'unica cosa che c'è. Lui è il suo bar. Il no, vabbè, il problema principale, perché diciamo sì, è un sogno a livello familiare, ma è una cosa creata da mio padre nel 92. Quindi il Cronos, come il bar esiste da tantissimo tempo, quindi poi adesso è stato passato ai figli, perché andavamo fuori a lavorare sotto agli altri, quindi adesso gestiamo una cosa nostra. Quindi rimane questo. Sì. Giuseppe, tu hai un progetto futuro? Sì, diciamo che il progetto futuro è quello di ampliare sempre quello che si sta facendo adesso. Quindi è bello poi vedere comunque che i giovani si rimangono qui all'interno del nostro paese, danno forza, quindi comunque complimenti, perché è una bella cosa. Grazie. È facile andare via, è difficile rimanere, però diciamo che il nostro territorio è un posto dove bisogna un po' valorizzarlo. Poi specialmente lui lo valorizza, tu sei quello che mette il sale. No, allora, neanche. Faglielo guarda. Lui sta al posto più bello di tutti. Lui non sta la cassa. Non si può dire. La cassa. Ha detto la cassa. Ha detto. La cassa. Volevamo rimanere un lì, po' di. Manca solo che. la mano come chi era quello? Lino Banfi che faceva cash. Ci possiamo toccare che avete fatto qualche gaff? Non so, vi è caduto il piatto? Avete rovesciato qualcosa appositamente? Perché c'è chi è che lo fa per dispetto? Magari quel cliente mi sta antipatico. No, io diciamo che devi ricucinare. Io non l'ho mai fatto, però ho dato molte volte la colpa al pizzaiolo quando lui non sapeva neanche di che cosa stava. Quella è la cosa, si chiamano capo espiatori. Quindi qualche cliente che si è lamentato dell'uscita della pizza perché forse io avevo scordato la domanda, è colpa al pizzaiolo dentro che ha fatto una gaffa. Non ha visto, le cose poi divertenti del lavoro, della oltretutto, cioè che gaffa deve fare lui? È giusto, come me per esempio, io ogni tanto mi dimentico che ho una veranda fuori e i clienti sono così gentili che mi mandano il messaggio di io sto fuori che aspetto il caffè, se vuoi. Quelle sono cose bellissime. Va bene ragazzi, grazie per essere stati qui, è stato un piacere. Grazie a te Valeria. Una bellissima chiacchierata. E mentre voi, il mio pubblico, vi aspetto per il terzo appuntamento di Radio.